quinta edizione del Sentiero Sipari. Buongiorno a tutti i partecipanti, ai camminatori, buongiorno ai cavalieri. E vedo tante facce che già abbiamo visto nelle edizioni precedenti, ma vedo anche molte persone nuove, che ci fa molto piacere che si siano unite a noi in questa manifestazione. Vedo il personale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, le guardie del parco, ed è un piacere appunto riuscire a mantenere viva questa manifestazione e ad avere sempre una grande partecipazione. Io ovviamente devo ringraziare il presidente della Proloco, Gaetano Tarquinio, che come abbiamo già detto ieri si dà molto da fare per mantenere viva questo Sentiero Sipari, perché è facile iniziare, ma poi portare avanti i progetti è sicuramente più difficile che non iniziarli. E l'idea del Sentiero Sipari è stata ovviamente condivisa dalla Fondazione Sipari, dal Parco Nazionale d'Abruzzo, dal Comune di Pescasseroli e dal CAI Corpo dell'Orso, che appunto è senz'altro una parte molto attiva nell'organizzazione del Sentiero Sipari. Via via stanno arrivando gli altri cavalieri e gli altri camminatori, e dicevamo che l'idea di dedicare un sentiero Erminio Sipari, che come tutti sanno è considerato l'artefice del Parco Nazionale d'Abruzzo, di cui quest'anno ricorre il centenario dell'inaugurazione, ed è stato appunto il presidente del parco per più di 10 anni. Intorno al sentiero che collega il Palazzo Sipari di Alvito, versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, dove Erminio Sipari è nato nel 1879, e collega appunto Pescasseroli, il Palazzo Sipari, che io ho davanti, voi vedete alle vostre spalle, che è il palazzo nel quale Erminio Sipari ha trascorso gran parte del suo tempo. Io sono un po' spaventata da questo cavaliere, o meglio dal cavallo. E dicevo che intorno appunto al Sentiero Sipari, Gaetano, il presidente della Proloco, è riuscito a organizzare tutta una serie di manifestazioni culturali, convegni, concerti. Abbiamo parlato della transumanza, abbiamo parlato del grano, dei mulini, abbiamo parlato dell'energia elettrica, e ieri abbiamo parlato nella sala del Parco Nazionale d'Abruzzo dei rifugi. E oggi appunto andremo in uno di questi rifugi, il rifugio di Monte Tranquillo. Ora, relativamente ai rifugi, leggo un brevissimo, se lo trovo, scusate. Diciamo che quello dei rifugi era stato senz'altro uno dei punti programmatici di Erminio Sipari quando era presidente del parco, e lui nel 1924 al riguardo scriveva: l'attività dell'ente è rivolta ora a preparare le condizioni di sviluppo del parco, e cioè impianto degli uffici, propaganda, rimboschimenti, costruzione e riattamento di mulattiere e viottoli, riparazione ed erezione di rifugi, non solo per uso degli alpinisti, ma per facilitare le gite anche ai vecchi, alle signore e ai giovinetti. Ecco, io con questa frase lascio la parola al presidente della Proloco, Gaetano Tarquinio. Grazie Simona, sempre precisa come sempre. Io ringrazio voi, vedo che ogni anno cresciamo sempre più, grazie pure alla collaborazione del CAI, che è molto fondamentale, perché questa giornata è dedicata alla natura vera, quindi alla montagna, e senza i camminatori, senza i cavalieri, il sentiero perderebbe tutti gli aspetti, non solo quelli culturali o gastronomici o di cultura generale, e quindi naturalmente voi fate una grande parte per questo sentiero. Niente, io ringrazio principalmente Simona, ma i cavalieri a cavallo, ma tutti i relatori che in tutti gli anni si sono avvicendati, che naturalmente hanno reso a me un qualcosa sempre in più, conoscenze in più. Sto studiando, sì,
non ci credevo, ma sono tornato a studiare perché leggo tanto, sto leggendo la storia, gli ultimi 100 anni di Pescasseri, grazie anche a Erminio Sipari e alla sua lungimiranza. Qui a Pescasseri, come voi sapete, tanto ci conosciamo tutti, siamo un paese ad alta vocazione turistica. 100 anni fa Erminio Sipari iniziò questa strada, noi negli ultimi modi percorreremo gli ultimi 100 anni arrivando ai tempi di oggi. Non parlo più di tanto, naturalmente quello che vorrei dire, che ancora non è stato detto, quasi sicuro il sentiero Sipari verrà spostato nella primavera. Mo troveremo insieme con tutti gli altri un mese quello più idoneo, naturalmente andremo a trovare quel mese più, diciamo, morto, per far sì che tutti gli operatori che operano nella Prologo possano dare il massimo, non solo Gaetano, anche gli altri, perché ci sono tanti altri che stanno dietro, che non si fanno avanti, ma ce ne sono tantissimi. Niente, quindi sicuramente sarà pure meglio per i camminatori, per il discorso del terzo giorno, perché saranno climi più miti, e pure se piove dopo riesce il sole, ci asciughiamo. Va bene, grazie a tutti, passo la parola al presidente del CAI Abruzzo. Presidente regionale del CAI Abruzzo, Francesco Sulpizio. Buongiorno a tutti, con vero piacere che siamo di nuovo qua, dopo, questa è la decima? La quinta edizione di questa manifestazione, soprattutto riveste una particolare importanza perché cade nel centenario del parco. Vedo la presenza di parecchie sezioni CAI, ma anche del CAI Abruzzo, ma anche sezioni che vengono da Molise, da Lazio, poi da Foggia, l'amico Nicola, poi ci saranno le sezioni che vengono dal Lazio, che salgono da Alvito, quindi ci sarà questo incontro presso il santuario di Monte Tranquillo, il rifugio di Monte Tranquillo. Quindi noi non possiamo far altro che essere compiaciuti per questa manifestazione, anche perché siamo anche patrocinanti come CAI Abruzzo della manifestazione. Auguro a tutti una tranquilla e bella escursione, anche perché siamo all'inizio del foliage, ma adesso dobbiamo questo termine francese, stanno ingiallendo le foglie, quindi andiamo verso l'autunno inoltrato, quindi sarà un piacere camminare lungo i sentieri del parco nazionale e soprattutto lungo il sentiero Sipari. Buona escursione a tutti e ci vediamo alla sesta edizione? Senz'altro, grazie dell'invito. Grazie Presidente regionale Francesco Sulpizio, e inviterei per un saluto con il suo cavallo il Presidente dei Cavalieri del Tratturo, Maurizio Pagliara. Allora, buongiorno a tutti, velocissimo così partite perché è giusto, siete stanchi di parole, però le parole sono d'obbligo perché persone come Simona Gaetano che rendono possibile questo evento e anche la nostra associazione hanno bisogno pure di essere caricati, e quindi prossima edizione a primavera, ne vogliamo fare due, ne facciamo due, dobbiamo essere battaglieri e vogliamo un CAI non solo camminatore, un CAI che ci viene a dare pure una mano su tante altre cosette intorno. Quando avete una giornata libera e la volete dedicare al recupero dello stesso sentiero, alla manutenzione dello stesso sentiero, potete contattarci e noi siamo ben lieti di accettare la collaborazione di tutti. Ricordate, l'associazione nostra è aperta, i Cavalieri dei Tratturi della Valle di Comino, e chiunque voglia collaborare, l'associazione è aperta. Grazie Simona, grazie Gaetano, siete grandi. E grazie a voi. Grazie a Maurizio Pagliara, e adesso prima di lasciarci per percorrere insieme il sentiero, quindi lasciare, diciamo, il Palazzo Sipari e la Prologo di Pescasseroli, ci ha offerto un caffè caldo e qualche cosa da mangiare, quindi vi invito a questo mini buffet e poi ci rivediamo appunto in quota, dove ci incontreremo con i camminatori che arriveranno, come dicevamo, da Alvito. Buona giornata a tutti. Grazie.